Amici di Calcio Passo, buongiorno. E questa notte, tra l'altro, ho dormito poco perché comunque non me lo volevo perdere l'esordio di Daniele De Rossi col Boca, coronato, bagnato da un gol. C'è stata parecchia emozione perché comunque noi viviamo questa cosa, cioè è una cortellata, però è lenita dal fatto che comunque lui è andato a giocare in una squadra infinitamente più gloriosa della Roma. E la vediamo un po', siccome sta dall'altra parte del mondo, la vediamo un po' come un premio alla carriera, come se fosse una nazionale. E per cui partecipiamo sicuramente, poi vedendo l'entusiasmo che i tifosi da Maradona in poi hanno riservato comunque a Daniele De Rossi, che fa un po' da contrasto a come è stato trattato, non sicuramente dai tifosi della Roma, ma da questa società che l'ha mandato via come fosse l'ultimo dei barboni, mentre invece da altre parti apprezzano il talento, apprezzano il carisma, apprezzano l'uomo squadra, apprezzano insomma tutte le doti che noi riconosciamo a Daniele De Rossi. Per cui complimenti a lui. So che poi la partita non è andata bene e alla fine io mi sono addormito, non gliel'ho fatta, però comunque sia, siamo contenti per lui. Capitolo Icardi, si continua a parlare, io ovviamente finché non lo vedo non ci credo, ma si continua a parlare di mosse di avvicinamento sempre più rapide verso la conclusione della situazione. Si potrebbe concludere oggi perché era stato dato come ultimatum Ferragosto, per cui Icardi oggi potrebbe diventare un nuovo giocatore della Roma. Ora, premesso che secondo me a parità di condizioni fisiche non c'è proprio paragone, perché comunque Icardi è più attaccante di Dzeko, è più giovane e c'ha proprio più la cattiveria sotto porta, quindi questo io non posso dire il contrario, altrimenti sarei un povero demente e voi dovreste cancellarvi in blocco dal canale mio. Però a me che cosa interessa fondamentalmente? Che la Roma vinca, e vinca da subito. Ricordiamo che c'è un inizio non proprio facilissimo, perché se tutti voi, magari molti di voi, stanno sottovalutando il Genoa è un cazzo per il culo, secondo me, soprattutto fuori casa. Poi lo vedremo, ovviamente. Io spero che la Roma faccia 6 punti nelle prime due gare per ovvi motivi. Il derby non sarà una partita semplice, lo sappiamo, storicamente non lo è. Quindi io auspico che la Roma presenti la miglior formazione possibile a inizio campionato. Cosa significa? Significa che da una parte io ho un Dzeko tirato al lucido, forse come mai in carriera, perché comunque gli allenamenti di Fonseca sono stati tosti e i risultati si stanno vedendo. Poi vabbè, a parte l'intelligenza calcistica, ecco, se dobbiamo parlare di intelligenza calcistica, Dzeko sta qua e Icardi sta sottoterra come intelligenza calcistica. Quindi bisogna capire, uno, cosa serve a Fonseca. Serve il centravanti che aspetta il pallone e lo butta dentro? Allora sicuramente è meglio Icardi. Serve il centravanti che manovra, che partecipa all'azione, che diventa suggeritore, che diventa fantasista, che diventa tuttocampista? Allora Icardi non serve, serve Edin Dzeko. Poi l'altra perplessità è questa: ma Icardi in questo mese e mezzo eccetera si è allenato? Come si è allenato? Ha fatto la corsetta? Ha avuto il fiato sul collo di qualcuno? Perché sai, se fosse stato in gruppo con l'Inter, si è allenato con l'Inter di Conte per un mese e mezzo, allora ti direi facciamolo subito sto cambio. Ma così non è stato. Lui è stato ai margini del progetto, quindi quando tu non c'hai il fiato sul collo di nessuno, sta alla tua professionalità impegnarti al massimo, dare il fritto, dare il 100% in allenamento come se fosse partita. Poi gli manca la partita, perché anche giocare alle amichevoli, comunque il campo, le botte e il movimento del difensore che tu devi anticipare, fa anche quello parte dell'allenamento. Tutto questo Icardi non l'ha avuto, quindi noi ci prendiamo un giocatore che non calca un campo di calcio da non so quando, ha giocato l'ultima partita lo scorso anno, forse sono passati 3 mesi. È un'operazione rischiosa, ma non rischiosa a lungo termine. Allenato, rimesso al lucido, fatto giocare, fra un mese e mezzo è pronto pure lui, ma il campionato inizia fra 2 settimane, anche meno, non lo so. Ditemi voi che ne pensate. A me interessa la Roma, a me dei Icardi, dei Dzeko non me ne frega un cazzo, mi interessa la Roma che abbia una squadra pronta per inizio campionato, perché l'anno scorso abbiamo fatto una stagione di merda e quest'anno sarà difficilissimo arrivare al quarto posto perché sono aumentate le pretendenti.
per cui voglio una Roma a cazzo dritto dalla prima fino all'ultima giornata. Un saluto e sempre cacciopaccio.